Ciao a tutti, io sono il Dilando Gofilo. Inevitabilmente, quando decido di registrare una recensione di domenica mattina, le campane del campanile iniziano a fare din don dan din don dan. Quindi, eh, non fate caso al rumore sottofondo, piuttosto concentratevi sulla mia voce. Oggi, recensione dell'album mensile numero 117, la quinta stagione. Copertina di Corrado Roy eh, in questa grande ristampa numero 39, che va ad offrirne un eh, tributo davvero ben riuscito. Guardate qui l'occhio di Golconda, come è stato ricreato particolarmente bene con questi capillari molto irritati eh, che convincono eh, davvero tanto così come il, il, il classico demone eh, che troviamo in questi inferni dallo sguardo particolarmente più eh, terrificante del solito forse grazie anche al fatto che questi denti sono stati ricreati in maniera più sanguinosa più ehm, feroce qui invece abbiamo Dylan che eh, ricalca il la fisionomia di Rupert Everett ma neanche troppo in questa occasione perché abbiamo una testa fin troppo schiacciata e un profilo un pochino eh, scarso che va un po' a snaturare eh, il profilo di Rupert Everett in questa eh, mascella un pochino troppo a punta comunque copertina nell'insieme davvero molto buona e questa volta ehm, sfumature davvero migliori del, del solito anche eh, la colorazione è migliore del solito secondo me Testo e sceneggiatura di Tiziano Sclavi e disegni di Luigi Piccato. Questa storia riceverà come voto finale niente dopo di meno che un 10 pieno. Mi ha convinto davvero tantissimo. Andiamo a vedere il eh, perché. Su che cosa eh, si basa la trama? Su due aspetti. Uno... C'è il signor Deep Sleep che eh, decide di compiere un esperimento. Siccome è uno scienziato, vuole scoprire eh, fino a quando l'uomo può resistere eh, senza eh, dormire. Quindi, continuerà ad iniettarsi delle sostanze eh, che lo terranno sveglio e vuole compiere questo esperimento. Deep Sleep è un gioco di parole che in inglese significa sonno profondo. Ecco. Tiziano Sclavi porta molte agonie e molti giochi di parole in questa avventura, dopo andremo ad esaminarli. E in secondo luogo c'è, ehm, sempre eh, facente parte della trama, c'è un altro aspetto. Il computer di Golconda è andato in tilt e questo ehm, farà scatenare sulla Terra un uh, susseguirsi di eventi davvero uh, ai limiti della realtà, anzi si andrà ben oltre alla realtà e alla uh, follia. Una storia davvero... Eh, oserei dire: perfetta, che eh, trova in, ehm, in questa occasione. Forse la più grande ispirazione mai presentata da eh, Tiziano Sclavi, basti vedere da ehm, questa sceneggiatura eh, davvero visionaria eh, che troviamo praticamente in quasi tutte le, eh, le pagine. Dunque, ehm, il computer di eh, Colona andato in Tilt e Ilan. Scoprirà ciò attraverso un, un, una casualità quasi, praticamente al campanello di, eh, alla porta di Craven Road 7 si presenta un'ombra e chiede a Dylan di eh, ritrovare il suo padrone, quest'ombra solitaria che è in giro, eh, si è persa. Quindi Dylan capisce che c'è qualcosa che non va, insomma, un cliente così assurdo non è mai capitato, e da qui inizierà a pensare che c'è sotto qualcosa di strano, e un istinto. Ehm, che risiede dentro eh, il corpo di Dylan, porterà, ehm, porterà Dylan stesso a. Ripercorrere ancora le strade di quel bosco eh, misterioso dove, eh, come ben vi ricordate, c'era l'entrata appunto di eh, Golconda e Dylan eh, rincontrerà ancora una volta eh, la sua eh, ex, quella famosa ragazza che abbiamo trovato più ehm, di una volta nel, nell'avventura di Golconda. La sua faccia è sempre la stessa, anche perché i disegni sono sempre di Luigi Piccato. E eh, cosa dire di, ehm, di questa avventura dunque? Come si può eh, spiegare eh, meglio e in maniera eh, più approfondita? Ehm, praticamente, allora, mh, il signor Dis Deep Sleep, per approfondire ehm, questo personaggio, è andato addirittura oltre la realtà ed oltre il sogno, è riuscito a varcare ehm, questa soglia proprio di, di, di un... Di un passo, però è riuscito eh, comunque a eh, sorpassarla. Ehm, questa cosa, mh, diciamo. Eh... Il, il signor Deep Sleep a questo punto ci presenta eh, la visione di un universo eh, strambo, molto strambo, ma al contempo anche molto spirituale e eh, riflessivo, che ehm, si mostrerà appunto di eh, pagina in pagina. Un, un universo inedito, affrontato questa volta in un albo di eh, Dylan Dog. Ehm, e eh, di pagina in pagina il racconto, come detto prima, diventa sempre più eh, brillante. Tanti temi su cui riflettere e tante eh, scene, eh, splatter e horror davvero eh, fantastiche che troviamo in questa avventura eh, e eh, tante scene ai limiti del, dell'immaginazione. Non so come Tiziano Sclavia abbia fatto a pensare a queste determinate scene, ad esempio alla fusione fra il, il corpo e l'anima ad esempio che troviamo qui in queste tre vignette guardate queste due persone cosa fanno per unirsi, insomma eh, Tiziano Sclave secondo me ehm, molte delle storie che scriveva, le scriveva da, da ubriaco come da lui stesso affermato, secondo me per ehm, scrivere questa storia era ubriaco eh, fradicio, comunque il risultato finale è a dir poco eh, strabiliante, ci sono note di ironia eccellenti, non mi riferisco solamente a, alle battute di Groucho, ma mi riferisco al contesto generale. In questa storia viaggia sempre e costantemente una linea molto, molto sottile, ma allo stesso tempo molto solida di ironia. Eh, una storia che viene eh, presentata anche come un, una sorta di film in determinati punti. Con uh, sorta di film intendo dire che nonostante ci siano Tanti dialoghi da inserire ehm, in una sola vignetta. Comunque, eh, Tiziano Sclavio riesce a spiegare eh, tutto perfettamente al lettore. Vado a prendervi un esempio al volo per eh, intenderci. Ad esempio, in questa occasione, ecco. Dylan ha raggiunto il computer di Golconda andato in tilt sta cercando un, eh, un modo di disattivarlo insieme alla sua ex eh, ragazza però nel frattempo il demone qui sullo sfondo continuerà a parlare e creare un'atmosfera comunque eh, di hilarità eh, generale quindi davvero eh, bisogna leggere eh, questo albo per capire eh, la sua... Ehm, la sua essenza eh, e poi eh, come detto prima abbiamo questa sceneggiatura visionaria che va a battere di gran lunga anche albi precedenti scaturiti sempre dalla mente di Tiziano Sclavi questa, questa volta la sceneggiatura è un qualcosa di fantastico come sceneggiatura intendo anche questa scena che vi ho citato poco fa ma anche tante eh, altre e questa qui forse è l'unica scena che non ho eh, capito avrà comunque un significato profondo tanto quanto le altre penso eh, dovrò eh, rileggere con calma la storia per capire poi questa scena pagina 225 che non ho proprio capito se voi l'avete capita fatemelo sapere qui sotto nei commenti eh, dunque la confusione ed il delirio che ehm, ehm, troviamo in questa avventura eh, riescono comunque a spiegarsi perfettamente ad aprirsi a noi come mai prima d'ora eh, l'apice appunto del um, dell'ispirazione eh, scaturita dalla mente di Tiziano Sclavi e cos'è la quinta stagione per concludere questo video? Allora eh, ci sono quattro stagioni in questo, in questo albo, c'è la eh, primavera eh, dove verrà raccontata eh, più o meno la scoperta dell'uomo, la voglia di scoperta, poi ci sarà l'inverno che appare inizialmente che è più un ragionamento filosofico ehm, eh, che ha utilizzato come metafora la storia di un alieno una storia molto commovente molto profonda molto eh, toccante eh, quindi qui si parla un po' anche della depressione forse ma anche un ragionamento sulla vita sulla morte eh, sempre mh, in termini di, eh, filosofici e poi ci sarà la storia eh, d'estate che è una storia più eh, indicata alla mh, violenza morale che sarebbe più o meno, eh, ad esempio, mh, la, la storia d'estate prevalentemente ci parla di, eh, come si dice, quella parola lì, ehm, io soffro di disnomia, quindi ogni tanto non mi ricordo qualche eh, termine. Uh, ad esempio, questo ragazzo qui viene sempre lasciato in disparte di discriminazione. Ecco, mi è venuta in mente la storia d'estate parla di discriminazione ed infine poi ci sarà la storia d'autunno che eh, affronterà in qualche modo il futuro e chiuderà una volta per tutte questa storia davvero eh, molto eh, particolare, la storia d'autunno che vuole comunicarci la lotta contro i fantasmi che ci portiamo dentro il nostro essere, quindi è eh, sempre molta autobiografia che troviamo autobiografia di tiziano sclavi che troviamo in queste pagine e infine appunto cos'è questa quinta stagione dov'è questa quinta stagione è ehm, la quinta stagione è l'avventura che vive dylan in questo albo eh, tutte queste, eh, tutta questa follia sogno realtà un mix eh, di tutto questo albo è molto completo perché offre eh, una visione a 360 gradi del mondo di dylan dora c'è dentro tutto horror, splatter, filosofia, ehm, cioè di tutto e di più proprio. E eh, Graucio è eh, anche a sua volta ben implementato, nonostante appaia solamente in qualche pagina. Eh, direi di concludere parlando dei disegni di Piccato, se no tiriamo Natale. Eh, Piccato che eh, in assoluto non mi piace, non mi è mai piaciuto, però, attenzione, Piccato è comunque un bravissimo eh, artista e questo lo si nota eh, soprattutto nella sua... Perfezione eh, nel disegnare determinati ambienti, quindi allora il tratto di Piccato proprio il tratto in sé non mi piace, un pochino troppo cubico. Ehm, ad esempio, Dylan con questa faccia non mi convince particolarmente. Groucho sembra un pochino stilizzato, però attenzione quando Piccato si ritrova a ehm, dover presentarci degli ambienti, riesce a farlo molto molto bene. Guardate questo bosco, sembra proprio vero. Disegni eh, iperrealistici che appaiono non... disegni che non appaiono realistici, però eh, nel contesto, se visti con un occhio diverso, possono apparire al contempo iperrealistici. Quindi disegni molto eh, particolari anche quelli di Piccato, ma Piccato più che altro Riesce ad interpretare alla perfezione ciò che risiede nella mente di Tiziano Sclavi ed è questo il punto forte di questo artista il riuscire ad interpretare la mente di eh, un folle ed offrire tutto questo su carta rappresentare tutto questo su eh, carta bianca con eh, inchiostro e qui guardate il Duomo qui di Milano praticamente sembra quasi una foto se io adesso vado eh, scendo in strada vado a vedere il Duomo di Milano e lo confronto con questo è proprio una fotocopia guardate ehm, ci sono proprio degli apici di ehm, di, eh, meraviglia anche in eh, questi disegni comunque vedete ehm, piccato eh, non mi piace per la tecnica in sé del disegno ma eh, quanto per eh, il suo riuscire ad interpretare veramente eh, bene eh, il pensiero di tiziano sclavi chiudiamo con una nota eh, di curiosità non è successo niente è un libro di tiziano sclavi che eh, troviamo citato in questa avventura quindi ehm, un albo che eh, reputo un must have per tutti gli amanti di Dylan Dog. Quindi, se non ce l'avete nella vostra libreria, se non lo avete sulla vostra mensola, chiudete quel video e correte a comprarlo. Voto finale: ribadisco, un 10 pieno. Eh, se questa recensione ti è stata in qualche modo utile, condividila su Facebook, iscriviti al canale YouTube del Dylan Dogofilo per rimanere sempre aggiornato sul personaggio di Dylan Dog. E noi ci vediamo nel prossimo video dedicato al mondo del, dell'Indagatore dell'Incubo.